Lorenza, giovane commerciante di ortofrutta, nonché capolista del comitato Favenza, qualche giorno fa, uscendo dal parcheggio delle poste di Via Naviglio, ha subito un tentativo di truffa, sventato da un poliziotto in borghese. Qualche giorno fa le è capitata una brutta occasione. Sì. Che cosa sì. È successo? Niente, uscendo dal parcheggio dietro al comune, lì dalle poste, stavo andando alla macchina, entro in macchina normalmente, vado per fare retromarcia, vedo questo ragazzo arrivare in gran velocità con la bicicletta, lo riesco a vedere, quindi freno. E non arrivando alla macchina, con un piede mi dà un calcio, prova di cadere, io scendo dalla macchina molto arrabbiata e lo intimo di fermarsi, che volevo chiamare i carabinieri. Nel frattempo arriva un poliziotto in borghese e inizia a urlare fermo polizia, ma lui lascia la bicicletta e scappa. Io purtroppo, presa dalla paura, sono stata un po' lì con questo poliziotto, mi ha chiacchierato un attimo e niente, purtroppo queste cose succedono ancora. E... si sentono sempre raccontare, uno non sì, pensa mai che possa succedere esatto. A sé. Non succede proprio effettivamente. E come ci si sente? Allora, c'è un sacco di adrenalina per la rabbia, perché comunque sono cose che fanno rabbia, cioè non dovrebbero succedere, quindi quando succedono danno molto fastidio. E in più c'è questa paura, perché comunque sì, è una cosa di truffa e quant'altro, però magari, che ne so, poteva portarmi via la borsa, visto che nel parcheggio comunque io ero sola, se non c'era effettivamente questo poliziotto in borghese, non so cosa sarebbe potuto succedere. E quindi sono stata fortunata, questa è quanto. Secondo lei come si potrebbero evitare queste occasioni? O male occasioni? Come si potrebbero evitare? Non girando da soli, però non è possibile, cioè avere sempre qualcuno dietro. Stando effettivamente sempre attenti, di guardare bene dove si è, di guardarsi attorno, di valutare bene le persone che ci sono e eventualmente poter cambiare percorso. Però io dovevo andare alla macchina e non ho neanche valutato, anzi mi sembrava più sospetto il poliziotto in borghese che avevo notato precedentemente che il ragazzo che passava in bicicletta, perché l'avevo visto passare prima, ma non immaginavo che sarebbe tornato indietro a fare una roba del genere. Quindi non saprei come, sicuramente... Un consiglio invece agli altri quando dovessero incappare? Di non farsi intimorire, di non stare alle condizioni eventualmente che vengono dettate e di chiamare subito le forze dell'ordine. Francesca Diletta per Faenza Web TV.